Presente Musica e Castelli, una delle manifestazioni più attese per quest'estate. Ma abbiamo voluto dare un contributo alla valorizzazione di tante emergenze archeologiche ed architettoniche che la provincia di Avellino ha, distribuendo una serie di concerti non solo di musica classica ma anche di musica jazz in questa provincia. E dobbiamo ringraziare la Regione Campania innanzitutto perché il Presidente De Luca ha ritenuto di individuare come interlocutore l'amministrazione provinciale e poi perché insomma ha finanziato completamente l'iniziativa. Io spero che questa sia solo la prima di una serie di edizioni che in qualche modo consentano, come ho detto, di valorizzare artisti ma anche appunto emergenze architettoniche e archeologiche. Oltre a questa manifestazione che praticamente è già in itinere ed è oggi è la presentazione, però già sono state fatte delle manifestazioni proprio per la valorizzazione di tutto ciò che è cultura e storia sul nostro territorio e per fare rete. Non a caso il 29 luglio, quindi pochi giorni fa, abbiamo presentato anche un POC con la provincia proprio per la valorizzazione dei beni archeologici. Cioè in effetti stiamo lavorando per fare rete sia sotto l'aspetto culturale che turistico sul nostro territorio. Questa è una manifestazione importantissima, ci sono autori, cantanti, musicisti di livello internazionale e quindi serve proprio per fare da volano ai nostri prodotti, in questo caso il nostro prodotto è la cultura e i musei, i castelli e i borghi. Quindi noi stiamo lavorando in questa direzione e vorremmo fare promozione del nostro territorio in Campania e perché no in Italia.